Ciao da Motolook TV, il canale di YouTube che è sempre in moto per te. Io sono Michele e questo è il nuovo Caber Uptown, il nuovo casco jet realizzato da Caber. Un prodotto che io personalmente stavo aspettando da tanto tempo nel catalogo di Caber. Finalmente un casco jet a visiera lunga con delle caratteristiche tecniche molto importanti. Sicuramente un casco che ci darà delle soddisfazioni sia alla guida di uno scooter che nella guida di una moto. Casco realizzato completamente in policarbonato con due misure di calotta esterna, quindi una calotta per le teste piccole e una per le teste più grandi, e un'ampia disponibilità di taglie, dalle XS fino alla doppia XL. Il casco si presenta con delle linee sicuramente nuove. Abbiamo delle forme arrotondate, ma alle estremità sono stati realizzati degli svasi, sia nella parte anteriore che nella parte posteriore. Nella parte anteriore, in prossimità della visiera, hanno una doppia funzione, quella di sgocciolatoio, quindi favorire il passaggio dell'acqua e non il rientro dell'acqua all'interno del casco durante la marcia, ma poi anche quella di andare a prendere la visiera molto facilmente con le dita e riuscire a alzarla e abbassarla in modo sicuramente più agevole. Nella parte posteriore, invece, è semplicemente una funzione di design, quindi un discorso di estetica relativa al casco, quindi un misto di linee tonde e linee svasate. Subito, movimentando la visiera, abbiamo notato le due importanti prese d'aria che sono presenti nella parte anteriore. Prese d'aria che si aprono e si chiudono in senso laterale, funzionano molto molto bene, sono molto molto silenziose e ben contrastate, quindi riusciamo a renderci conto di quando le abbiamo aperte e chiuse, e soprattutto sono molto facili da gestire anche con dei guanti. Aria che entra nella parte anteriore, molto importante, aria che esce dalla parte posteriore, quindi due scarichi posteriori nella parte bassa del casco che agevolano il passaggio dell'aria. Ricordatevi sempre, quando andate ad acquistare un casco, non è importante la grandezza di una presa d'aria, ma come è stata realizzata la circolazione dell'aria all'interno del casco, perché la ventilazione funziona quando l'aria passa il più rapidamente possibile all'interno della calotta. Solo così riusciamo a creare un vero e proprio microclima. Continuando a parlare di visiera, casco jet, visiera lunga, non poteva mancare il double visor system, ovvero l'occhiale interno, che in questo caso andiamo a gestire con un cursore superiore molto facile da trovare, un bottone facilissimo da schiacciare, che funziona molto molto bene, molto silenzioso, come sentite non ha impuntamenti, non ha nessun tipo di rumore di scorrimento, ha un fine corsa in parte alta e un fine corsa ovviamente in parte bassa. Occhiale molto profondo che quindi ci andrà a coprire perfettamente e non andrà a creare l'effetto orizzonte, molto fastidioso in alcuni caschi concorrenti. Guardiamo gli interni, interni ovviamente completamente estraibili e lavabili. L'interno è fatto in un unico elemento a cuffia, abbiamo anche le fascette che vanno a rivestire la zona del cinturino, cinturino con chiusura micrometrica, e come vedete un bordo collo abbastanza ampio che ha una doppia funzionalità, quella di stabilizzare ma anche quella di rendere il casco più silenzioso. L'anellino per andare ad attaccare il casco alla moto, un oggetto che è quasi scomparso ma Caber ha voluto riproporre, quindi potremo andare a agganciare alla nostra moto il casco senza problemi grazie all'anello di sicurezza, e in più un casco jet con degli interni predisposti molto molto bene per andare a montare un kit Bluetooth. Tutti i kit Bluetooth aftermarket presenti sul mercato potranno essere montati senza problemi perché abbiamo tantissimo spazio all'interno dei guanciali per andare a montare gli auricolari, e a sua volta questo spazio è stato microforato in modo che così non vada a interferire con la qualità audio del nostro kit. Altro e ultimo elemento importante della visiera, la possibilità in parte bassa di farla andare a fine corsa in questi fermi laterali. Fa sì che la visiera, quando il casco è calzato, sia molto più stabile e priva da vibrazioni. Visiera ovviamente predisposta per il montaggio di un pillo, quindi la possibilità di andare a montare la pellicola interna antiappannante all'interno della visiera. Ancora una panoramica sui volumi del casco. Come detto, vi invito a vederlo dal vivo perché è un casco sicuramente particolare. È un jet con uno stile veramente unico. Anche queste placche che vanno a rivestire il movimento visiera sono molto molto ben riuscite. Donano sicuramente eleganza, pulizia della linea e sono anche molto funzionali perché vanno sì che non vada a infiltrarsi lo sporco all'interno del meccanismo visiera. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, un bel mi piace, condividete questo video con i vostri amici in modo da fargli conoscere le qualità di questo bellissimo casco, e poi come sempre non posso che ricordarvi, provate la qualità dei prodotti Caber, ma soprattutto venite a provarla nel nostro punto vendita Motolook di Voghera. Ciao e alla prossima recensione!